Fabrizio Corona annuncia che il rapporto con Silvia Provvedi è tornato a essere importante. I due, che si erano allontanati poco dopo la scarcerazione dell'ex re dei paparazzi, sono tornati a riavvicinarsi a qualche settimana dall'annuncio della rottura definitiva. È Fabrizio Corona ad annunciarlo sul primo numero di Io Spio, settimanale da lui curato. A proposito di questa relazione, Fabrizio ha detto: "Con Silvia è tornato il sereno, sono gelosissimo della mia giovane e bella compagna. Entrambi abbiamo voglia di stare insieme, di pensare al futuro, ma da superstizioso quale sono non posso dire che il nostro amore sarà per sempre. Non sarò di certo il classico principe azzurro sul cavallo bianco, ma quando amo una donna sono disposto a tutto pur di renderla felice." Era stata Silvia a raccontare della rottura con Corona poco più di un mese fa. Prima di interrompere la loro relazione, aveva dato un ultimatum al compagno attraverso un'intervista rilasciata a Verissimo. Stop alla vita di sempre, altrimenti sarebbe finita. A scatenare la crisi alcune foto pubblicate con Belén Rodríguez in cui si vedevano i due incontrarsi nel giardino di un noto hotel milanese. Quegli scatti avevano infastidito Silvia, che aveva bollato quel servizio pubblicato dal settimanale Chi come forzato. Da qui la decisione di allontanarsi da lui che, tuttavia, fin dall'inizio aveva cercato di riprendersela. Prima di interrompere la loro storia, Silvia aveva già annunciato che se Corona non fosse cambiato tra loro sarebbe finita. Infastidita dall'averlo visto coinvolto nuovamente nelle vicende che già in passato lo avevano reso protagonista delle copertine dei maggiori settimanali italiani, la Provvedi aveva tuonato: "Se non cambia, è finita." Successivamente, aveva perfino fatto sapere di aver rifiutato la sua proposta di matrimonio, almeno per il momento. La donna sta aspettando che il compagno modifichi il suo stile di vita prima di fare il grande passo. Chi se ne frega?